Salve ragazzi, bentornati nel mio canale. Io sono Bushi e questo è l'ultimo video con l'ultimo colosso. Purtroppo ho avuto un problema. Io registrando con la play posso registrare in massimo un'ora. Il video durava più, quindi mi ha tagliato un pezzo. Fortunatamente c'è il combattimento, c'è tutto quanto, tranne il pezzo dove arrivo al colosso. Quindi vedrete qua la posizione del colosso, o meglio la strada che ho fatto per arrivare là. Arrivato in quel punto, lascerò il video fatto in precedenza, così vi potrete gustare le incazzature e il mio non saper giocare purtroppo e tutto quanto. Spero vi divertiate. E questa è la strada per arrivare là, insomma. Ok ragazzi, spero mi faccia aprire la porta. Se no, sarà un gran problema. Allora, ti prego, ti prego, fammela aprire. Sicuramente no, già immaginavo. Finito il gioco, ho dovuto fare una nuova più. Perché non conosco purtroppo altri modi. E non posso aprire la porta ancora. Cosa succede? Cercherò di spiegarvelo il meglio possibile. Puntate la luce verso quel cerchio. Ovviamente arrivati all'ultimo colosso. Vi permetterà di puntare direttamente il raggio che esce dalla spada verso quel punto. La porta si aprirà. La strada sarà molto semplice anche perché bisognerà arrampicarci su pochissimi punti per arrivare al col per arrivare su un ponte. E da là vedrete tutto adesso. No, niente, non, ci ho ripensato, non ci voglio andare. Voglio subito vedere cosa hai. Porca puttana! No, oddio, mi hai preso un colpo. Ma ho perso almeno 2 anni di vita. Non me l'aspettavo per niente, game over. Proprio così. Che cazzo è successo? Cioè, ho saltato. Molto semplicemente ho cercato di aggrapparmi con R2 nel caso fossi appunto caduto.
Si è rotto tutto. Chissà se ora quello là rimarrà rotto. Oppure è ritornato come era prima. Allora, io ho intuito in qualche modo che non bisogna passare da là, magari. O se ci bisogna passare, devo trovare... Devo capire perché ha fatto in quel modo. Qua non posso andare avanti. Allora, come faccio? Come faccio? Là era caduto tutto. Io... Si è aggrappato da solo. Ha fatto tutto quanto da solo. Io ci riprovo. Già aspettandomi la morte come prima. Ma certo, se non faccio così non capisco al momento come possa fare. Pronti? Via! Ecco che moriamo di nuovo. Fanculo. Ah, c'è la colonna rotta là. O si è rotta adesso. Ho visto una colonna rotta. E magari ho sbagliato io di nuovo perché non sono riuscito ad arrivare bene là. Che palle. Però questa cosa la trovo alquanto interessante perché è la prima volta. Non so se poteva capitare prima di adesso o solamente ora. Ma è la prima volta che vedo una trappola, chiamiamola così, del genere in questo gioco. Vediamo se la colonna sotto è rotta. Ok, infatti, molto probabilmente se noi ci riproviamo cadrà di nuovo. Vediamo se c'è una luce, qualcosa. Sì. Che mi dice di andare lassù. Sì. Ma come ci arrivo? Sinceramente non mi va tantissimo di riprovare per avere un altro game over. Però come posso fare allora? Magari si allungano questi ponti. Non questo rotto alla mia sinistra, ma quest'altro. Magari sempre alla mia sinistra. Vediamo un po'. Ah, c'era una moneta, bene. Lui, la visuale che si sposta per conto suo in basso, per farci vedere che c'è il vuoto. Ma noi già l'abbiamo scoperto. Quindi come arrivo di là però? Ah, e comunque, anche se io saltassi là non potrei andare avanti, perché un salto dalla fine del ponte all'altra sponda la vedo dura. Quindi magari con il cavallo. Il cavallo ci arriva. Proviamo. Penso si fermerà. Probabilmente si fermerà. Noi proviamo comunque. Dai, veloce. Ok, prendiamo la nostra rincorsa. Sì, la rincorsa. Giusto quella. Bello. No. Che cazzo. Ce la stavamo facendo. I comandi stronzi di merda di questo cavallo, ma del gioco in generale, non l'hanno permesso. Perché in pratica, se la visuale cambia, cambia il tasto, o meglio, la posizione dell'analog per andare avanti, per la direzione. E è una cosa odiosissima. La odio. No. Abbiamo scoperto come fare. Cavallo. Ehi, vieni subito qua. Dai, veloce. Mannaggia. Secondo me questa cosa non la dovevano fare, ma proprio per niente. Allora, alleniamoci ora sulle scale. Magari è meglio. Scendi da queste cazzo di scale. Dai, cavallo di merda proprio. Noi facciamo così. Quando la visuale cambia, senza spostare la levetta,
Andiamo avanti con il triangolo. Almeno lui corre. Non si dovrebbe spostare, almeno spero, se no. Se no partono insulti principalmente. Insulti e bestemmie. Ok, soltanto triangolo. Dai, 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 dai. Dai che ce la facciamo. Sì. Oh, oh, oh. Avanti. Non ci provare. Ok. Dai, cavallo, che muori. Non ti voglio più. Ti prego, muori. Ti prego, sì. Sono contento. Mi dispiace. Immedesimandomi nel ragazzo è brutto e lo capisco. Poraccio. Però mi stai sul cazzo. Mi stai da sul cazzo da morire. Quindi non posso dire cose belle su di te, purtroppo. Il lato positivo, siamo nel luogo della boss fight, dai, sì, tutti contenti, tranne lui, poraccio, il ragazzo, dico, che è senza cavallo. Piove, piove, o almeno sembra che piova. No, allora, qua, serve a qualcosa? No, andiamo avanti. Che poi scommetto che non sarà nemmeno morto e ricomparirà in qualche modo. Ok, forse serviva a qualcosa, dato che qua la strada è sbarrata completamente. No, non serve a niente invece, devo solo arrampicarmi, bene, vai. E uno, e due, e tre, dai, perfetto. Qua penso debba andare in questo punto. Benissimo. Continuo ad arrampicarmi sulla roccia. E altra erba barra muschio barra non so cosa. Andiamo su. Teoricamente è in alto. Sì, è in alto. Penso che sarebbe stato complicato comunque quella resistenza del new game, insomma, arrivare anche a questo punto. Però magari i veri pro gamer, quelli che vogliono la sfida, lo fanno e bestemmiano, credo, bestemmiano tanto. Saliamo queste scale. Vediamo dove ci porteranno. Ok, piove, lampi, benissimo. Di qua è l'unica soluzione logica. Continuiamo ad andare avanti, sempre più su, sempre più su. Dai che ci siamo quasi, vedo. Oh, signore santo. Sei immenso. Sei grandissimo. E sei estremamente bello con quel fuoco dalle braccia. Quindi niente, quello che ci aspettava, o meglio, che ci bloccava la strada, era solamente questo colosso. Solamente, dire poco. Vedo numerosi appigli, la strada anche da fare sul suo gonnellino. Però quale sarà il primo degli appigli? Ci punta con la mano. Vuoi vedere che questo spara palle di fuoco? Ah, no. E che non me l'aspettavo io. Quindi ogni volta che ci vede ci spara. Non ci ha preso tanto. Fermirà, eccolo qua che ci prende. Vaffanculo. 20 minuti, dai. Io scommetto che appena si rialza, quello spara e noi ci la... Ah no, perfetto. Ma dai, cazzo. Ci rendiamo conto? Ma ci rendiamo conto? No, qua un altro game over per la stupidità. Cazzo! Si
sviluppatori di merda. Vi odio. No, ascolta, non t'ha preso, eh. No, no. Signore. Madonna. No, dai, dai, dai. Però che sega. Già abbiamo... Già siamo al nostro terzo game over in questa... In questo video. Salta filmato. No, 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 no. Ah, vediamo se ce lo fa vedere già ora. Il puntatore avrebbe ovviamente in testa. Ce n'ha un altro. Sembra di sì, comunque sul corpo, pancia o schiena. Parte centrale del corpo comunque. Sotto di lui, quindi forse allora per piedi andando su, per magari le caviglie, se perfetto, lui non si aspetta niente, benissimo, piedi, ho detto piedi, quindi qua ovviamente no, non si aggrappa, ma perché no, facciamo il giro magari, ecco qua, benissimo. Questa pelle strana non ci permette di aggrapparci. Forse là, ma ho i miei dubbi di arrivarci con un salto. Infatti non ci arriveremo mai con un salto. E dove mi aggrappo? Ah, vedo qualcosa comunque dietro là. Ma come ci arrivo? Ah, ok, aspetta, forse ci sono. E che no? Quanto so bravo. Altro che io pro gamer. Io sono un pro gamer. Ci siamo, stiamo... Ma che cazzo fai? Perché? Stava cadendo per conto suo, non si è mosso, non ha fatto niente, questo cade. Ma guarda tu. Vabbè, dai, comunque ci siamo, stiamo andando sempre più in alto, sempre più avanti, ci avviciniamo sempre di più. Cerchiamo la strada anche. Sì, credo sia questa. Forse lui non cercherà di buttarci giù ossessivamente come tutti gli altri. E spero in que... Che cosa fai? Che cosa cazzo fai? Oh, che fai? Dai, veloce però. Sì, stiamo... Questa è la strada giusta comunque. Lui alle volte cade da solo. Non si sa come, non si sa perché. Forse ha capito che noi siamo qua. Allora, abbiamo la spara. Infliggiamo il primo colpo, vediamo cosa succede. Ah, vi do altri punti sulle braccia. Non, no, dai, prendici anche tu però. Ok, ci siamo. Ah, adesso la tua risposta sarà la tua spada. Sì, grazie, ma io devo capire come salire. Se tu, testa di cazzo, non ti muovi,
Dove sei? Dove cazzo sei? Ok, ti ho visto. Penso di aver capito come salire. Ma se tu non ti muovi, io non salgo. No, 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 ci sono. Sì, dai. È che sei lento. Così lentamente. Io non posso fare niente, purtroppo. Sei veramente una merda di ragazzino. Dai, mettiti in... Ok, dai, 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 dai. Ci siamo, abbiamo preso anche il secondo punto. Ora cosa succederà? Ci siamo aggrappati? No! Che sega. No, 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 fermo. Ora, sì, dai. Ricolpiamolo di nuovo, così allunga il suo braccio verso di noi. Ma perché salti verso... Oddio, ti odio. Vediamo un po' se qua ci sta benissimo. Ci siamo aggrappati all'altra mano. Però là c'è del fuoco. Come andiamo avanti? Ci siamo. Ci siamo riusciti. Ci siamo riusciti. Bene. E che fermo, aggrappati. Sì. Guarda tu sto pezzo di merda. Allora, aspettiamo che si ricarichi la resistenza. Intanto aggrappiamoci magari. Il primo è andato, dai. Gli abbiamo tolto niente in pratica. Spero sia soltanto questo punto, perché sennò sarà veramente arduo. Già è stato difficile salire. Oh, che fai? Già è stato difficile salire sopra. Ok, vai. Siete forte. La vedo lunga. Dai. Guarda. Ok, sì. Aspettiamo. Facciamo tutto con molta calma, perché se noi cadiamo giù, io lancio il controller sul muro. Aspettiamo ancora. Dai, dai, ce l'abbiamo fatta. Bene. Questo sono curioso di ritrovarlo. Dove sei? Che non ti vedo. Ok. Sì, ora calivamo giù e vedevamo un'altra schermata di Game Over. Io spaccavo tutto, davvero. Ok, persone che hanno... Ecco, quelli del video di prima. Sono loro. 3 cavalli neri, 5 cavalli neri e un cavallo bianco. E quello mascherato è sul cavallo bianco. Che ricordiamo, penso sia la stessa persona che ci parla in uno dei video iniziali. Ah no, hanno tutti la maschera, però la maschera appunto è del vecchio.
quella di uno dei primi video. Vediamo cosa succede. Anche perché io della storia ho capito per il momento ben poco da quello che ci è stato detto. Cioè non penso sia così semplice. Mi aspetto da un gioco del genere una storia molto più ben strutturata, insomma. Lord Demon. Ecco la statua che va in frantumi. Questo era l'ultimo colosso. Tutti i 16 colossi sconfitti. No. Ma perché no? Spiegami, ti prego, spiegami. Vuoi vedere che quella voce inquietante è il cattivo? La ragazza non si sveglia, comunque resta morta. E noi non torniamo all'altare. O nel santuario, comunque. Siamo qua, stesi per terra. Siamo anche abbastanza viola sulle mani, vedo. E voliamo. Siamo viola e viola, no. Un bianco molto sporco, quasi grigio. E voliamo. Preghiere sembrano queste. Sì, sembra una preghiera. E noi siamo arrivati da non si sa dove. Probabilmente dal... Ecco anche la spada, benissimo. Probabilmente dal buco là in alto. Ah, corna! Ah, siamo... come uno dei colossi? Non posso crederci. Dunque sei tu il responsabile. Hai idea di ciò che hai fatto? Non solo hai rubato la spada e sconfinato in questa terra maledetta, hai usato anche l'incantesimo proibito per ridurti in tale stato. Sei solo stato usato. Estirpa, no, non ho fatto in tempo a leggere. Osserva, egli è posseduto dalla morte. Sbrigati. Non penso noi... Non abbiamo sangue al posto del sangue d'ombra. Meglio tributargli una degna sepoltura che un'orribile esistenza. Spero di aver letto bene, comunque. Questa forma è bellissima. Mi piace da morire. E siamo morti così. Tutti questi colossi, tutto questo tempo. Ah, non siamo morti. E ora sembra che noi siamo comunque, appunto, come dei colossi. Quindi avremo un punto debole anche noi, che non sembra essere il cuore.
se ne frega proprio di loro e va dalla ragazza, almeno sembra. Comunque è morta, la ragazza non è tornata in vita. Quindi quello che proverà lui sarà probabilmente dolore, ma per essere stato usato. Impotenza, sicuramente. Ah no, siamo morti. E ora? Ci alziamo e diventiamo grandi. Bello. Ti prego, dimmi che siamo il colosso. Dai, voglio essere il colosso. Ti prego. Tu hai diviso il nostro corpo in 16 parti per un'eternità, per sigillare il nostro potere. Noi, Dormin, ci siamo risvegliati. Ah, quindi quelle ore è stato riportato in vita. No, quindi quelle ombre sono i Dormin. Abbiamo preso in prestito il corpo di questo guerriero. Ma perché sono cattivi però? Un'ombra, certo, vedendola così esteticamente, il primo impatto pone un sigillo sul sacrario prima che sia troppo tardi. Il primo impatto è che noi siamo cattivi, ma perché siamo dei cattivi? Cosa facciamo? Cosa succede ora? Dai, sì, siamo il colosso, ti prego. Sì, siamo il colosso! Vai, come attacco? Non ho, sto pigiando tutti i tasti a caso, non capisco come attacco. Ha preso la spada? Dai. Non capisco che devo fare. Non capisco come attacco. Ok, sembra quadrato. Ma abbiamo quelle cose dietro. Possibile che non fanno niente? A parte che non ci sto capendo niente. Siamo grandissimi su un posto molto piccolo e la telecamera non mi fa vedere per bene. Che devo fare? Ti prego, dimmelo. Non mi sta dicendo niente. Aiuto. Dai, guarda tu. Quanto sei lento, sei così grande, non puoi essere così lento. Allora, X che fa? Non l'ho capito. Cerchio? Niente, quindi attacchiamo solo con il quadrato. R2, ci accovacciamo. Ma non fa niente. L2? Non fa niente. L1? R1 niente. No, non è che dovevo inseguirli magari. Game over. Scommetto. Ah no. Cazzino, ok. Quindi ora ci rinchiudono qua sicuramente. Prepara il mio cavallo. Che fai vecchio con la spada magica? Non puoi uccidermi, io sono il più potente, il più forte, il migliore. O almeno, st'ombra immensa, ci avrà qualche potere forte, insomma, oltre a schiaccia coi pugni. Che fai? La lancia via, immaginavo. Vattene, essere immondo. Si infilerà con la lama, sicuramente. Ah, oh, ha fatto un sigillo, una magia, qualcosa. Ah, quindi il loro punto debole era un sigillo. E noi distruggendo il sigillo, in pratica... Ok, quindi noi...
Il risultato qual è di tutto questo? Sta venendo risucchiato il mostro. Ah, no, noi pro coscienti. Quindi la nostra coscienza comunque non scompare. Ma verremo risucchiati anche noi? Ok, vediamo se riesco ad aggrapparmi a qualcosa. Guarda, c'è questo, aggrappati qua. Dai, 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 ma perché? Fermo! Ok, saltando forse riusciamo ad andare avanti, invece no, non ce la facciamo. Più o meno, insomma. Dai, no, no, ma perché? Ferma! Ci stanno ste... Aggrappati per terra, signore santo! Aggrappati, cazzo! Noi finiremo sicuramente la resistenza perché non ne abbiamo molta. Quindi chissà se ci sono anche più finali. Sarebbe fantastico. Io ci sto provando, ma sono sicuro al 100% che la resistenza finisce e noi andiamo dentro. Ci sto comunque provando. Vediamo, no, non fa niente. Niente. La resistenza è finita. E noi veniamo risucchiati dentro a... Ecco, siamo stati risucchiati. E tutto finisce qua così? No, no, non è possibile. No. Se finisce così non l'accetto, per niente. E crolla il ponte. Benissimo. Tutte le colonne. Ah, quindi anche queste colonne rappresentano magari i vari colossi. Oppure lui con una qualche magia le sta distruggendo. No, penso che rappresentano. Che rappresentino i colossi. E la ragazza se ora si sveglia. Se ora si sveglia. No, ti prego. Almeno fa che resta morta. Ok, si è svegliata. Merda. Veramente. Merda. No, 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 no. Per il cavallo ho goduto tanto quando è morto, ma... No, questo non è possibile. Ho un magone in gola proprio. Non ci riesco. No. Non ci credo. E ora lei non può nemmeno tornare indietro. Sono senza parole, veramente. Il cavallo non era morto, me lo immaginavo.
E noi ora sentiremo anche per la prima volta, credo, la sua voce. Se non è quella del... che ci parlava quando noi tornavamo in questo luogo. E tutto finisce così? I titoli di coda. Tutto finisce così. No, ragazzi. Non è possibile. Quindi tutta la storia. Lei per un non si sa per cosa muore. Noi facciamo questo viaggio, la portiamo, in questo luogo. Uno dei Dormin, quegli esseri, ci parla, ci dice: tu sconfiggi i colossi, che facendo così, noi riusciremo a riportarla in vita. Dico noi perché se sono più voci messe insieme quando parla. Noi sconfiggiamo tutti questi colossi, facciamo questo viaggio anche abbastanza lungo. Torniamo all'altare, al santuario, quello che è sotto forma di mostro, con gli occhi dei colossi, che a questo punto pensano siano Dormin, o come, insomma, con quelli del nostro popolo. Comunque abbiamo capito che ci dicono: perché lo hai fatto? Hai sbagliato a farlo, molto in breve. E noi veniamo impossessati. Con quello immenso potere che penso abbia, non riusciamo comunque a fermarli. Veniamo rinchiusi. E la ragazza si sveglia. E quindi noi questo viaggio lo facciamo per amore di questa ragazza. E non possiamo nemmeno assistere, anche per un momento, alla sua rinascita. E questa è una cosa che sinceramente a me spezza il cuore. Io, mettendomi nei panni del ragazzo, mi spezza il cuore. Tutto questo viaggio, queste fatiche, per niente. O meglio, per noi è come se non fosse stato niente, dato che non sappiamo, sempre stando nei suoi panni, che lei si è risvegliata. Povera anima malvagia. Adesso nessun uomo potrà più sconfinare in questo luogo. Se sopravvivrai, se sarà ancora possibile continuare e esistere in queste terre precluse, un giorno forse farai ammenda per ciò che hai fatto. Povero ragazzo, e al momento anche povera ragazza, che non può tornare indietro, è rinchiusa qua. Non può fare niente. No. Ora immagino troverà la spada del suo popolo. Non so se lei sa che questo ragazzo l'ha brandita, comunque era intenzionato a farlo. Non so cosa ci può essere stato prima. Piccolo mostro. Lei non parla.
E lui prova a tornare indietro, giustamente, ma... Il ponte non c'è più. Non c'è più niente per tornare indietro. Davvero un bellissimo gioco. A parte le mie varie incazzature contro il protagonista e il cavallo, ma come storia devo dire che con questo finale è stato... Le mie incazzature, bestemmie e tutto quanto le ha ripagate tutte quante. Lascio il video e i titoli di coda perché c'è tutto questo filmato, c'è tutto quanto. E sono belli, sono veramente belli. Questo luogo dove si trova però? Io non l'ho visitato. O sono riusciti a tornare indietro in qualche modo? Cerbiatti... Cerbiatto. Dov'è questo luogo? E chissà se per noi, magari rifacendo il gioco da capo, è possibile visitarlo. Scoiattolo. Colombe. Il falco o aquila di... che ci ha seguito, che abbiamo incontrato nel gioco. Il video finisce sempre con lui, quindi con questo falco o aquila che vola via, esattamente come è iniziato, mentre lui volava e veniva verso di noi. Gran gioco, gran finale. Mi ha lasciato spiazzato del tutto. È stato bello. Quindi questa era la mia prima serie, i miei primissimi video. Spero vi siano piaciuti. Non sono bravo, lo so. Spero di migliorare con voi tramite i vostri consigli e tutto quanto. Spero di portare avanti questo mio... questa mia passione che sono per l'appunto i videogiochi. E quando incontro giochi che ok mi hanno fatto arrabbiare con le loro meccaniche e tutto quanto, però con una storia che alla fine finisce così, ecco esattamente com'è iniziato. Io mi innamoro di questi giochi, veramente. Grazie per essere stati con me, per aver visto i miei video, anche se, come ho detto prima, non sono bravo. E alla prossima. Appunto, come dice la schermata, per questa serie è la fine. Ne porterò altre e spero che voi le seguiate con me.